Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qua sul nostro canale e nella nostra galassia. Vi ricordo sempre, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, a noi ci farebbe molto piacere, e se invece siete iscritti, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che facciamo uscire. In realtà non ne stanno uscendo tantissimi, ma ehi, le news sono poche e fanno cagare, quindi che cacchio devo fare io nella mia vita? Soffro il caldo e basta. Quindi, oggi, anzi o meglio, ieri c'è stata una live di 2 ore. Credo sia la live più lunga che abbia mai fatto la Crytek su questo gioco. E sono uscite veramente, veramente un sacco di cose. Quindi le andremo a vedere assieme. Io la live l'ho già vista 2 o 3 volte per capire il 90% di quello che hanno detto. Anche perché molte volte parlano tra di loro e non si capisce mai che cazzo stanno dicendo. Quindi se sbaglio qualcosa o se magari ho dimenticato qualcosa, per favore scrivetelo qua sotto nei commenti, perché almeno aiutiamo tutti. Io non sono un professionista di queste cose e di conseguenza sbaglio parecchio. Un'altra cosa è che, essendo una live di 2 ore, per concentrare il tutto dovrò fare più video, probabilmente 3 o 4. Quindi aspettatevi che a un certo punto stacco e ci rivediamo al video successivo. Iniziamo subito, ovviamente io ho scaricato direttamente tutta la live da YouTube. Potete andarla a trovare, ve la lascio in descrizione. Nel frattempo, comunque, noi andremo a vedere. Io cercherò di essere il più veloce possibile e il più stringente possibile. Alcune volte non ci riuscirò perché, comunque, vorrò commentare quello che stanno inserendo nel PTR e in questa patch 1.0. Ricordo inoltre che questa live, o meglio, è la seconda live della stessa identica patch 1.0. Di conseguenza, è plausibile che ci sia un'altra live per i restanti cambiamenti che stanno facendo, oppure che vada direttamente sul PTR. Ancora non ho ben capito quante live vogliano fare per questa patch, ma a quanto pare è veramente, veramente, veramente immensa. Andiamola comunque a vedere. La patch che è stata inserita è la patch per quanto riguarda nuovi contenuti, cambiamenti per le armi e ovviamente Spider e Assassin's Change. In realtà AI Change io lo chiamerei, perché hanno praticamente cambiato un bel po' di cose anche per quanto riguarda i mob. È una patch che va ad intaccare il close combat e il combat silenzioso. Quindi, come potete vedere, il content update verrà messo il Vettelli Bayonet, il Romero 77 Talon, Cavalli Saber, la Duster, la Stamina e l'Antilodo e anche dei tratti. Comunque, adesso li andiamo a vedere tutti assieme. Eccoli qua. All'inizio hanno spiegato un attimino che cosa hanno cambiato degli Hunter. Molto semplicemente hanno fatto in maniera tale che, sia per quanto riguarda il ping system che per quanto riguarda il melee attack, siano un po' più precisi e si riesca ad essere meno sorpresi di dove vanno i proiettili, che molte volte, sinceramente, anche mirando l'avversario e cercando di colpirlo, molte volte non arrivano a segno. Bene, dovrebbero aver migliorato questo sistema. Comunque, andiamo a vedere le prime cose. Le prime cose che hanno spiegato sono i nuovi talenti, che sono praticamente tutti per il combattimento silenzioso o comunque per fare cose silenziose. La prima cosa, ovviamente, è il Silent Killer, che a quanto pare d'ora in avanti, quando attaccheranno in corpo a corpo, avendo questo tratto, quando si attaccherà in corpo a corpo, non si farà alcun rumore, o comunque un rumore molto, molto attutito. Questa è una figata pazzesca, se ci pensate, perché avere degli zombie accanto e poterli uccidere senza far rumore, senza fare il o avere lo zombie che impazzisce ogni 3x2, è tutta un'altra cosa. Per quanto riguarda invece, questo non so tradurlo. Sinceramente. Aspettate. Starnuto. E che cacchiolina. Non mi è venuto lo starnuto. Maledetto condizionatore. Vabbè, io lo chiamerò Pitcher. Pacer. Non lo so, questo in pratica sì, è un tratto in cui si piazzano le trappole in tutta silenziosità, quindi si possono piazzare le trip mine, le varie tagliole,
Quindi tutte le trappole che si possono piazzare si potranno piazzare in silenziosità più totale. Vigilante invece è l'opposto di quella che abbiamo appena visto. In pratica noi, sempre in Close Combat, avremo una visione delle trappole molto più accentuata. Di conseguenza, quando noi entreremo in una zona dove ci sono delle trappole, per terra, verranno illuminate molto di più e di conseguenza noi le potremo vedere molto più facilmente. Per quanto riguarda invece l'Iron Repeater, questo invece è forse il tratto più bello, oltre a un altro. Mi sa che ne ho saltato uno. Sì, eccolo qua, ne ho saltato uno. Eccolo qua. Il Lightfoot, parliamo prima di questo. Lightfoot invece, tutto quello che va come Vault, Jump e Fall sarà silenzioso. Questo credo sia il tratto che verrà comprato istantaneamente da tutti. Cioè, o questo o quello del colpire i meli in maniera silenziosa, credo siano i due tratti fondamentali da avere come primo. Non so quanto costeranno, ma sono sicuro che quei 3-4 punti che costeranno li andremo tutti a sprecare per quello. Stavo parlando dell'Iron Repeater. Questo è forse il tratto più significativo che cambia nettamente la dinamica dei combattimenti. In quanto, avendo questo tratto, noi non dovremo più ricaricare l'arma togliendoci dall'aim. Di conseguenza, loro ve lo fanno vedere. Vediamo subito, eccolo qua. Loro lo fanno vedere. In pratica, se avremo l'aim, per quanto riguarda un avversario, comunque un mob, come vedete, potremo ricaricare l'arma o comunque usare i secondi shot sempre tenendo in mira o comunque avendo sotto tiro l'avversario. Questo fa veramente, veramente un effetto nettamente diverso e rende tutto molto, molto più complicato, soprattutto per gente che sa sparare, che utilizza le armi a lunga distanza, perché non ci toglieranno mai la mira di dosso, quindi tanta tanta roba. Passiamo oltre. Dauntless, questo forse è il tratto meno utilizzabile. In pratica si potranno disarmare gli esplosivi che ci vengono lanciati. Non so come, non so il perché. Se ci riescono davanti a me, giuro che disinstallo il gioco perché voglio capire come. Bolt Seer invece è un cambiamento. In pratica sarà molto più facile andare a recuperarli, ok? Quindi niente di particolare. Resilience invece è l'altro cambiamento, quando andremo a arrestare qualcuno ci ridarà 100, cioè gli ridaremo 100 di vita e non 50 come era in precedenza. Altri cambiamentini, nuove armi, la Bohemian da 8 colpi. Quindi la Bohemian passa con una versione extended da 8 colpi al posto di 5. La differenza è che la Bohemian è molto veloce, come una Dolch quasi a sparare. La differenza è che è molto molto lenta a ricaricare. Loro l'hanno fatto vedere nel video. Andiamo subito a farvelo mostrare. Guardate quanto tempo ci ricarica per due proiettili. Spara veramente molto veloce e anche molto stabile la Bohemian. È anche costosina, ma come vedete la ricarica è dall'alto e ci vuole veramente, veramente un sacco di tempo per ricaricare gli 8 proiettili. Passiamo oltre. Hanno inserito il bel Talon, che forse è, guardate che bello, per me è il più bel fucile che abbiano mai messo qui dentro. E hanno messo anche il bel Marksman, che ha il mirino laterale. Quindi il mirino del Marksman è laterale. Gli altri cambiamenti sono stati dati da questi affari qua che diventano più sporchi quando si raccolgono da terra e sinceramente vabbè, sti cazzi, cioè sti cazzi proprio, vabbè. Ecco qua un altro cambiamento. Stamina e Anti-Load Change. Questo cambiamento va ad influire anche su quello che verrà successivamente, che andremo poi a parlarne. Hanno introdotto sia gli stamina che gli antilodi deboli, quindi quelli grigi, questi qua per intenderci, che quelli forti, quindi come c'è per il Vitality Shot. Questi grigi dureranno 1 minuto, questi oro dureranno 6 minuti l'uno. Quindi
fondamentale sarà, secondo me, portarsene dietro almeno uno dei due. Io opterei più per l'antilodo che per la stamina, ma anche la stamina fa il suo bel effetto, avere 6 minuti di stamina infinita. Questo è stato inserito per i cambiamenti che ci sono nelle Hive Bomb. Hive Bomb e Poison sono stati cambiati, vi vado a spiegare nel dettaglio il cosa. In pratica noi sappiamo tutti che le Poison e le Hive non vengono utilizzate perché sono praticamente inutili attualmente. Noi le tiriamo se non colpiamo l'avversario, dopo circa 30 secondi scompaiono. Quindi non fanno un effetto vero e proprio, non creano disagio agli avversari, che possono tranquillamente spostarsi e salutarci la Poison e la Hive Bomb. Bene, in questo caso le Poison e le Hive Bomb dureranno 6 minuti, ed ecco perché hanno fatto i cambiamenti anche per gli antilodi e le stamina. Questo cosa significa? Che lanciando una Hive Bomb all'interno di una casa, di un fienile, di una qualsiasi cosa, andremo a provocare una zona di rotture di coglioni tramite l'Hive Bomb. Quindi avremo per 6 minuti quell'Hive Bomb giù. L'altro cambiamento che hanno fatto sempre sulle Hive Bomb è che quando noi andremo a lanciarla, ok, noi inizialmente non potremo essere targettati. Quando l'Hive Bomb cadrà vicino a un avversario, avrà istantaneamente il target dell'avversario, quindi si lancerà sull'avversario. Se l'avversario riesce a scansarsi o comunque, in qualsiasi caso, a non ricevere le Hive addosso, le Hive torneranno indietro e allora solo a quel punto potremo essere targettati noi. Bene, passiamo oltre. Dovrebbero esserci altri cambiamenti. Allora, l'ultimo cambiamento delle Hive è sul fattore che possiamo scacciarle. Quindi noi potremo scacciare le Hive Bomb. Vediamo se riesco a farvi vedere sto cavolo di qua. In pratica, che cosa succede? Quando noi ci arrivano delle Hive addosso, dalla Hive Bomb o anche dalle Hive in sé come mostri, noi potremo scacciarle colpendole. Adesso ve lo faranno vedere in video. Quindi vi arrivano le Hive addosso, noi potremmo scacciarle e prendere molti meno danni. Ovviamente dovremmo essere veloci. Per scacciarle dovremmo praticamente schiacciarle. Quindi in questo caso, se noi andiamo ad utilizzare, diciamo, dei colpi come se fossero pugni, ci vorranno 3 colpi. Mentre, come vedete qua, il Vettelli in questo caso utilizza la punta, ci vogliono molti più colpi perché chiaramente le Hive devono essere scacciate schiacciandole e non colpendole con la punta. Questa è una piccola differenza che però fa veramente tanto. Comunque è una chicca che hanno inserito e che sinceramente apprezzo moltissimo. Gli ultimi cambiamenti di Weapon Change, ovviamente si va a... hanno cambiato alcune cose come la Nagant Precision che è il Deadeye, che hanno cambiato il fire rate e l'accuracy, hanno differenziato le extra ammo change, quindi le ammo praticamente sono state differenziate quelle simili, ok? Quindi dovremmo riuscirle a vedere meglio, ma soprattutto sono proprio differenti l'una dall'altra. I piercing damage con non causano più bleeding, e mentre sono stati cambiati gli aperture, che in questo caso hanno un diverso zoom e possono essere affetti dai tratti, quindi se noi abbiamo un tratto apposito plausibilmente con l'aperture riusciremo a giocare meglio. Third person shadow of four weapons, sinceramente io non ho capito bene che cosa voglia dire o che cosa hanno detto loro. Per favore, se qualcuno l'ha capito, lo scriva qui sotto nei commenti o comunque su Facebook. Bene, mi fermo qua con il primo video, anche perché è veramente veramente lungo. Noi ci vediamo al secondo con il resto dei cambiamenti.